L'Ashbury Bus è una sorta di minibus elettrico che è stato progettato negli anni 90 da due tizi chiamati Alun Holdsworth e Nigel Torboni, da qui l'iniziale di un cognome, Osh, e Bori, il finale dell'altro cognome. In pratica si tratta, ti dicevo, di un mini basso fretless, perché i tasti non ha i tasti, sono soltanto disegnati, 24 tasti, è molto molto corto, infatti è molto più corto di uno scala corta, dovrebbe essere da 18. Per il resto monta delle corde in silicone, e è un basso attivo, quindi qua abbiamo un controllo volume e poi a due vie c'ha i bassi e gli acuti. Dopo andiamo a sentire cosa cambia e come suona. Ha un pick up piezoelettrico, quindi è un basso attivo dentro a una pila a 9 volt. Allora, innanzitutto veniamo a vedere le caratteristiche principali in difetti e pregi. Il pregio è sicuramente quello della trasportabilità, perché tu lo puoi mettere da qualunque parte. Un altro grosso pregio è il fatto che noi abbiamo un suono. Veramente grosso, sembra appunto il suono di un contrabbasso. Qua però arriva anche un difetto, perché comunque l'intonazione è molto precaria. Avendo una tastiera così stretta, è molto difficile intonare bene le note. Nonostante abbia 24 tasti, secondo me di utilizzabili ce ne sono i primi 8, riesci a intonare abbastanza, puoi arrivare fino al 12. Qua c'è anche l'armonico sul tasto 12, ti può aiutare un po', ma è già molto proibitivo, soprattutto se hai le mani grosse come le mie, ad esempio. Però in questa zona si riesce a fare qualcosa. L'altra cosa per l'intonazione è anche il fatto delle corde in silicone. Tra l'altro queste sono quelle prodotte dalla Aquila, e immagino che le mettano anche sugli UQ-Bass, quindi sono corde che si trovano in commercio. Quelle originali, quando lo acquistai io, erano leggermente diverse, erano proprio in silicone e sembravano quasi trasparenti, mentre queste, se guardi, si vede un pochettino, cioè non si vede attraverso. Per il fatto di avere una bassa tensione, quindi tendono spesso a scordarsi, quindi bisogna tenerle accordate molto spesso, e da qui ne viene il difetto, la difficile intonazione che possiamo avere. Un'altra cosa da tenere in considerazione è il fatto che comunque va suonata normalmente meglio con le dita, perché chiaramente tecniche bassistiche tipo lo slap non funzionano, ma anche il plettro, proprio per l'attacco diverso che si ha. Cioè si può suonare col plettro, però perde un pochettino poi, secondo me, quello per cui è stato creato, che è, secondo me, quello di imitare il suono di un contrabbasso, pur non avendo un contrabbasso. Infatti ti dicevo prima che qui abbiamo il volume, quindi togliamo, non abbiamo suono. Questo è il controllo degli alti e il controllo dei bassi. Quindi adesso è in flat. Allora mettiamo tutto in flat. Quindi questo aperto, flat, flat. Adesso vado ad aprire i bassi.
rimetto in flat, vado ad aprire gli alti. Sentite la differenza? Alti chiusi, adesso li ho proprio chiusi. Quindi si può far sentire proprio il dito aprendo gli alti, e allo stesso modo chiudendoli diventa più contrabbassoso ancora, però perdi certe frequenze. Quindi è chiaro che tu ascoltandolo su un video, magari lo ascolti col cellulare o con un tablet, se non lo ascolti in cuffia, molto probabilmente sarebbe meglio aprire molto gli acuti, in modo che almeno riesci a percepire meglio. Ma se lo ascolti in cuffia riuscirai a sentire la differenza. Quindi questa cosa che alcuni dicono che il suono è in un certo modo troppo aperto, in realtà è perché lo ascolti col cellulare. Se lo ascolti in cuffia e se lo chiudi, puoi comunque avere un suono molto credibile, molto bello. Anche il sustain non è male. Chiaramente sulla corda grande è più difficile farlo vibrare, quindi è un po' di meno. Mentre sulle corde acute invece ce n'è molto. Quindi secondo me a livello di sustain è anche valido. Adesso ti farò sentire alcuni audio in cui vai a sentirlo in determinati contesti, in modo che puoi vedere se può essere una cosa che è comoda per te, per le tue esigenze, per il genere che devi fare. Chiaramente secondo me è più adatto a generi tipo il blues e il jazz. Sicuramente non è adatto a fare funk questo basso, proprio per il tipo di attacco che ha la nota. Un'altra cosa da tenere in considerazione è il fatto del bilanciamento. Io adesso ho trovato una buona tracolla, te la faccio vedere, che sono queste, secondo me, vintage che usavano sui primi bassi una volta in pelle, e ho trovato un giusto equilibrio, perché se lo usi senza tracolla da seduto, qua c'è questa scanalatura in cui la metti nella gamba e riesci a suonare abbastanza comodamente. Certo, se devi spostare comunque devi tenerlo in qualche modo. Io preferisco sempre suonarlo comunque con la tracolla. In questo modo, con questa tracolla, il basso, vedi che se lascio completamente andare, un pochettino va giù. Poi è talmente leggero che lo tieni su e non fatichi, a meno io non fatico. Però devi tener conto che magari con un altro tipo di tracolla, questo equilibrio, io avevo provato anche con altre, era abbastanza precario, quindi considerato che se lo vuoi usare anche dal vivo devi poi tener conto di essere comodo mentre lo stai utilizzando. Benissimo, se hai qualche domanda o qualche dubbio scrivi qua sotto. Tra l'altro questo basso è stato prodotto negli anni 90, quindi mi sembra aspetta che ce l'ho scritto da qualche parte. È stato prodotto dalla Guild Guitar dall'86 all'88. Poi hanno terminato la produzione nel 99. La Fender lo ha reintrodotto sul mercato marchiandolo a Ashbury, ma The Armond. Infatti questo qua è un The Armond Ashbury, mentre invece potresti trovarne alcuni marchiati Guild, che sono appunto quelli ancora precedenti. Io li ho provati comunque tutte e due e non ho trovato differenze tra uno e l'altro.
Bene, se hai qualche domanda scrivimela qua sotto e noi ci vediamo al prossimo video. A presto, ascolta gli audio.